ero piccolo il mio sogno era fare l'astronauta. Non so perché, ma avevo questa fissazione delle astronavi. Forse vedevo i cartoni animati anche giapponesi, Mazinga Z, insomma, ero un po' fissato con questi cartoni anni 80 e quindi il mio sogno era quello di volare dentro una navicella spaziale. E a esplorare nuovi mondi, insomma. E poi infatti ho fatto tutt'altro. Ecco, questo è un po' quello che volevo fare da piccolo. Cosa faccio adesso che sono grande? Faccio diverse cose, in realtà. Allora, in questo momento sono un cantante lirico prestato alla direzione artistica di un festival internazionale lirico che si chiama Mascagni Festival a Livorno. E sono un cantante lirico, quindi negli ultimi 20 anni della mia vita ho fatto questo lavoro, togliendomi anche qualche soddisfazione, cantando dalla Scala alla Fenice a vari altri luoghi in Italia e all'estero. Scrivo. Mi piace scrivere, ho una rubrica su Avvenire che si chiama Sintomi di felicità, ho scritto 3 libri e ecco, poi vabbè, per il resto non faccio altro. Ritengo una persona molto fortunata perché faccio un lavoro che mi piace. In realtà, è un lavoro che ho anche inseguito, in maniera un po' singolare, nel senso che, io sarei un perito elettrotecnico, in realtà non lo sa nessuno, ma dopo una breve parentesi di elettrotecnico, un bel giorno ho deciso che la mia vita era la musica. Quindi un bel giorno di tanti, tanti, tanti anni fa sono andato da mia mamma e gli ho detto: io mi licenzio, non voglio fare questo lavoro, voglio fare il musicista. Lei mi ha guardato, immaginatevi come vi guarderebbe vostra mamma se, insomma, con un lavoro a tempo indeterminato 20 anni fa uno si svegliasse con un'idea del genere. Io ho inseguito il mio sogno, sicuramente ci sono stati momenti anche molto complicati, perché quando insegui un sogno, specialmente nel mondo dell'arte, le insidie non mancano, però oggi posso dire che sono molto fortunato e sono molto contento del lavoro che faccio. Il rapporto con la città di Livorno è particolare, è come una bella donna che ogni tanto la ami, ogni tanto la odi, ogni tanto ti fa arrabbiare, ogni tanto ti fa battere il cuore, no, il cuore me lo fa battere sempre. Io devo dirvi che ho avuto la grande fortuna negli ultimi 20 anni di girare tanto il mondo, di vedere anche culture diverse, veramente, dalla Corea alla Cina, al Giappone, al Brasile, all'Argentina, agli Stati Uniti, in Europa, in tanti posti. Nei luoghi dove sono andato ho sempre un po' ricercato Livorno, ho sempre pensato a cosa di quel luogo sarebbe bello portare a Livorno, no? E perché alla fine uno torna sempre dove sta bene, torna sempre a casa. La mia casa alla fine è Livorno, anche se ho vissuto 6 anni a Milano, è una città che amo alla follia, però credo che di magico come Livorno non ci sia nulla, quindi il mio rapporto è il rapporto di un innamorato verso una bella donna. La bella donna è Livorno. La Livorno del futuro la vedo come una città aperta al mondo. Livorno è una città affacciata sul Mediterraneo che può offrire moltissimo a chi la visita e anche a chi la abita. Penso che ci sia bisogno di valorizzare tanto questa città, sia a livello di storia che a livello di cultura. E raccontare a tutti quella che è stata Livorno, no? Dalle leggi livornine a tutto quello che c'è da raccontare. E poi credo che sia importante in prospettiva futura immaginare una città assolutamente qualcosa
4, 5, 6.0, cioè una città che è innovativa, che è guascona, che è anche caratteriale, che però ha un denominatore comune unico, che è la cultura, perché artisti livornesi, da quelli che suonano nelle cantine a quelli che fanno teatro per la strada o in altri luoghi, ce ne sono tanti, ce ne sono sempre stati tanti e ce ne dovranno essere di più. La cultura non si ferma, ma come potrebbe fermarsi la cultura? Cioè, qualcuno diceva che per esempio, la vita senza musica sarebbe un errore. Io aggiungerei, la vita senza musica sarebbe un errore, la vita senza teatro, senza danza, senza pittura, senza tutto quel microcosmo che c'è intorno a una parola che si chiama cultura, non avrebbe senso di esistere. Quindi io credo che la cultura sia il perno centrale della vita di ognuno di noi, consapevolmente o inconsapevolmente. Entrando un po' più nello specifico, perché sono chiaramente di parte, parlo del Mascagni Festival. Mascagni Festival è una manifestazione che è partita dalla determinazione e dal coraggio e anche dalla necessità di parlare di un personaggio come Pietro Mascagni, che definire solo compositore o direttore d'orchestra è assolutamente riduttivo. È un personaggio che ha fatto la moda ai suoi tempi, che si facevano il tale alla Mascagni, le persone si vestivano come lui, un personaggio di scoglio che andava avanti con le sue idee. Ecco, noi come livornesi, secondo me, abbiamo il dovere di mettere di nuovo al centro Mascagni in un ragionamento culturale di prospettiva che possa anche protrarsi fuori Livorno, in Italia e all'estero. Io sto lavorando al nuovo Mascagni Festival, sto parlando con varie realtà italiane ma anche estere, perché c'è moltissima curiosità intorno a Mascagni Festival, perché operatori culturali vari sono curiosi di capire cosa intendiamo fare, non ora, ma cosa intendiamo fare ora e nei prossimi anni. Quindi denominatore comune, sempre la cultura non si ferma.